Benvenuti in questa video lezione. Parleremo di libri digitali e dei supporti che possiamo utilizzare per leggere gli ebook. Inoltre, analizzeremo quali sono i formati più adatti per i libri digitali. Questo perché spesso confondiamo quelli che sono delle applicazioni per tablet o per computer per dei libri digitali. In realtà vedremo che ci sono dei formati congeniali per gli ebook e altri meno. La video lezione però non ha solo lo scopo di vedere i libri digitali lato utilizzo, ma anche come possiamo realizzare i nostri ebook e magari utilizzarli per la didattica quotidiana. Per fare questo utilizzeremo LibreOffice e un'estensione apposita che ci permette di trasformare quelli che sono i nostri file, i nostri documenti in un ebook nel formato EPUB. Vedremo poi altri due strumenti molto interessanti, uno che può essere utilizzato sia per realizzare degli ebook, è uno strumento molto complesso e si tratta di Sigil, ma anche può essere utilizzato in abbinata con LibreOffice e vedere se l'ebook che abbiamo realizzato con questa estensione è un ebook ben formattato. Un secondo strumento che vedremo è Calibre. Calibre è uno strumento che probabilmente conosciamo e che viene utilizzato spesso per leggere ebook. È uno strumento, è un software open e gratuito. Viene normalmente utilizzato come lettore di ebook per i PC, ma in realtà ci offre molte, ma molte opportunità grazie ai plugin che possiamo attivare o disattivare. Una funzionalità molto interessante è quella della condivisione degli ebook. Con una piccola funzione e impostazione di Calibre vedremo che potremo trasformare il nostro PC come una piccola biblioteca magari da utilizzare o in classe o addirittura all'interno della scuola. A completamento di questa carrellata di libri digitali, vedremo anche delle risorse libere che abbiamo a disposizione online, dalle quali possiamo scaricare degli ebook da poter utilizzare proprio con Calibre e magari creare, come dicevamo, una nostra biblioteca online direttamente nella nostra scuola.